Buongiorno Corriere, le notizie di questa mattina, mercoledì 11 novembre. Sono stati 57 ieri nuovi casi positivi di coronavirus in provincia di Agrigento, con 39 guarigioni e 2 ricoveri, emerge dal consueto bollettino quotidiano dell'azienda sanitaria provinciale diffuso con riferimento alla giornata di ieri. A Sciacca il report segnala 8 guariti e un solo nuovo caso, tali da ridurre il numero degli attuali contagiati a 30. Come si evince, non c'è dunque il numero di tamponi positivi dello screening provinciale dello scorso fine settimana. A Ribera i positivi rimangono 43, non ci sono nuovi casi. A Sambuca di Sicilia il numero scende a 66 con 4 guariti. A Santa Margherita Belice 55 più 1. A Menfi 11 casi. A Montevago 7 più 1 rispetto al giorno prima. Preoccupazione per l'attuale emergenza Covid-19 in provincia di Agrigento è manifestata oggi dall'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri. In un documento manifestano apprensione che la situazione degli ospedali del territorio provinciale, in considerazione dell'aumento dei casi di Covid e la conseguente pressione sulle strutture sanitarie. L'Ordine torna a ribadire, come aveva fatto la scorsa primavera, la costituzione di un'unica struttura Covid da scongiurare rischiose commistioni tra pazienti Covid e pazienti no Covid, come purtroppo potrebbe accadere. Sono preoccupati anche i sindaci agrigentini, hanno scritto una lettera ai massimi vertici della regione siciliana e del governo nazionale, preoccupati dell'andamento dei contagi, convinti che la provincia di Agrigento non abbia le strutture per affrontare un'eventuale grave situazione. Hanno stilato un elenco di richieste, tra cui assicurare con i tamponi rapidi in tutta la provincia la tempestiva individuazione dei casi di contagio, garantire ai medici di base la possibilità di fare tamponi, potenziare i laboratori di analisi dei distretti sanitari. Intervento di disinfestazione negli edifici scolastici di competenza comunale è cominciato questa mattina, lo ha disposto ieri con un'ordinanza il sindaco di Sciacca Francesca Valenti. E per consentire al settore ecologia del comune di Sciacca di eseguire l'intervento, le scuole materne, elementari e medie saranno dunque chiuse oggi, domani, giovedì 12 e venerdì 13 novembre. Chiuse anche le scuole in altri comuni della provincia, sempre per sanificazione, visto che i sindaci non hanno l'autorità per disporre chiusure definitive. Accertare la responsabilità del degrado in cui versano le strutture termali, questo è l'obiettivo dell'esposto che le associazioni Ora Basta e Sciacca Terme Rinasce hanno presentato alla Procura regionale della Corte dei Conti di Palermo ieri alla conferenza stampa, 8 pagine per denunciare i fatti che hanno portato all'abbandono e al degrado attuale, un gravissimo danno non soltanto di carattere ambientale ma anche di carattere erariale. Per le due associazioni, se le terme si trovano in queste condizioni, con tutti gli impianti ormai compromessi, occorre individuare i responsabili. Ribera, 60 famiglie interessate dal contributo per la vicenda degli alloggi popolari di Largo dei Martiri di Via Fani non percepiscono l'importo dovuto dagli inizi di settembre. Per segnalare questo problema, i consiglieri comunali di opposizione questa mattina si sono autoconvocati a Palazzo di Città, ribadiscono che con l'insediamento dell'attuale sindaco e della nuova amministrazione, a loro dire, la questione dei contributi agli ex residenti degli alloggi di Largo Martiri di Via Fani sembra aver assunto un carattere grottesco, se non fosse per la serietà e la drammaticità della situazione. È tutto, buona giornata, restate su CorrierediSciacca.it per tutte le notizie di oggi.